l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci qui, tornati in diretta, e diamo un altro approfondimento, cambiando un po' pagina, cioè a proposito degli famosi inferni fiscali, delle norme inattuabili che arrivano poche ore prima di scadenze improrogabili, oltre le quali scattano sanzioni, magari modeste, magari poi da mettere in regola entro un mese, e magari a quel punto il commercialista ricomincia da capo, riscrive tutto e dice sì, ti faccio pagare uno 0,4 in più, e poi però ecco che quel giorno stesso di nuovo l'amministrazione tributaria cambia idea e il cliente va dal commercialista e dice: ma come, mi hai fatto pure pagare lo 0,4 in più, e adesso si scopre che c'è un'ulteriore finestra. Ecco, qualcosa di simile ma con effetti ben concentrati è quella che avviene nella nuova forma di ottemperanza del dovere fiscale da parte degli agenti immobiliari e degli host nel settore degli affitti turistici brevi. E abbiamo con noi quindi il presidente nazionale della Federazione Italiana di Agenti Immobiliari Professionali, Paolo Righi, perché questa vicenda, nata nel decreto manovrina con la politica che si è gonfiato le gote perché era la tassa contro Airbnb, la multinazionale, solito corredo di luoghi comuni sulla multinazionale, eccetera eccetera, abbiamo detto subito alla politica, nella fattispecie loro le bocce, dicono: guardi, lo sa meglio di noi che non ha stabile organizzazione italiana, se lo trasformate in sostituto d'imposto questa roba significherà che i sostituti d'imposta diventano gli host e gli intermediari italiani. Ma no, deve essere Airbnb. Puntualmente è quello che è avvenuto, perché poi l'ignoranza elementare provoca queste condizioni, la realtà prevale sugli annunci della politica, con il risultato che questa norma, da subito esecutiva, ha creato un fracco di guai, ma un fracco di guai non di gente che non la vuole pagare, perché tanto siamo lì, ha deciso lo Stato sovrano, bisogna obbedire, ma il problema è che tecnicamente... La vuole pagare, ma deve sapere come farla. Allora, Presidente Righi, grazie di aver accolto in questo sabato mattina l'appello di spiegarci un pochino come state messi voi, come la pensate, cosa pensano i vostri associati. Grazie a voi e buongiorno a tutti i telespettatori. Ma intanto lei ha detto benissimo, è stata varata la cosiddetta web tax, che non è una web tax, esatto. Quindi la tassa Airbnb è una bufala, perché Airbnb non pagherà un centesimo di tasse. Già. Questa norma cosa dice? Dice che i redditi da locazione provenienti dalle locazioni brevi, diciamo, che già i proprietari di casa dovevano pagare, certo, devono essere riscossi da chi? Da queste multinazionali, diciamo, e dagli agenti immobiliari italiani. E noi abbiamo detto: guardate, non siamo sostituti d'imposta, le agenzie immobiliari non l'abbiamo mai fatto, le agenzie immobiliari hanno 2,8 addetti dedicati principalmente alla vendita e all'affitto della locazione degli immobili, e fanno tutt'altro, quindi una materia noi sconosciuta. Avevamo chiesto già in commissione bilancio una proroga di 90 giorni per poter, da buoni cittadini e operatori, adempiere alla norma, ma non ci è stata concessa. Giovedì 14 è uscita questo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che ci imponeva di ritirare e di trattenere i soldi ai nostri clienti, quindi immaginatevi voi clienti a cui noi dovevamo dire: ti trattengo i soldi su un provvedimento che deve ancora essere emanato. No, una cosa che non ha tecnicamente... No, viene da ridere, invece è vera, questa è la tragedia, è che oramai noi stessi ne parliamo come se dicessimo: ma sai, 5 minuti fa ero a camminare sulla luna, e si ride tra amici al bar, e invece è vero. Purtroppo è l'amara realtà, no? Che o piangi o ridi, noi preferiamo ridere, anche perché diciamo che questa cosa coinvolge 20.000 professionisti italiani che, ripeto, non hanno mai fatto il sostituto d'imposta, che tra il sabato e la domenica avrebbero dovuto mettere nei nostri uffici qualche contabile, qualche
una cosa pazzesca, irrealizzabile. Cosa abbiamo fatto? No, perché poi abbiamo detto... Aspetti però, perché questo non lo sa chi è a casa e lei giustamente non vuole perdere tempo a particolari tecnici. Significa non solo dover da la sera alla mattina, ma testualmente dalla sera alla mattina dotarsi di quel minimo di cognizione tecnica per capire cosa fare. Capire cosa fare significa che tu hai bisogno di una risorsa specializzata che sappia il tributario perfettamente per tutto ciò che a cui devi ottemperare, se prenderla subito dentro o fuori come consulente. Tre, c'è tutta la parte gestionale, devi capire acquisire, devi scrivere il software di notte, cioè la piattaforma, con la piattaforma con cui devi intermediare, quali sono le procedure di abilitazione, dove compri o in affitto, in lease, eccetera, il software per gestire questa partita, perché deve essere quello certificato e così via. Cioè, non è, cari ascoltatori, una cosa che dice, vabbè, dovrete compilare un modulo e prendere dei soldi. No, ecco, proprio no. Ecco, dalla sera alla mattina. Scusi. E per ogni operazione il decreto prevede multe a nostro carico da 200 a 2000 euro per ogni operazione, quindi per ogni contratto breve, che naturalmente può durare dai 2-3 giorni, una settimana. Quindi cosa ha detto la FIAE? Perché ha detto, cari colleghi, a questo punto fate una cosa, dite ai vostri inquilini, no, quelli che turisti, dite che mandino direttamente i loro soldi al proprietario. E noi, in queste parole lo dico coscientemente, abbiamo aggirato la norma, quindi non siamo punibili, proprio perché è impossibile realizzarla. Esatto. Ora, il tema fondamentale è questo, posto che, non lo so, anche i redditi di locazione sono sempre stati e devono, ogni proprietario deve pagare le tasse, quello che ci si chiede è perché l'impatto è stato fatto un provvedimento in cui l'impatto sulla nostra categoria in termini burocratici, per quello che lei precedentemente ha descritto, è pari a 100 milioni di euro, cioè con la pretesa di far pagare le tasse ad Airbnb, il governo ha sbagliato mira, esatto, ha colpito noi, ci ha caricato di 100 milioni di euro. E qual è il gettito atteso? Aspetti. Esatto, è il gettito atteso 83. Capite? Cioè, questo è il miracolo, cari ascoltatori, il miracolo di un legislatore di fisco che, non capendo niente di cose tecniche, proprio lo dico brutalmente, perché tanto il depositario delle cose tecniche è l'Agenzia delle Entrate. Quindi, allora, il politico per ragioni meramente che ideologiche deve uccidere la multinazionale, il drago della globalizzazione, sì, che ovviamente sceglie i cieli in cui volare e quindi col cavolo che ti lascia l'ovetto nel territorio nazionale del fisco. Uno, due, siccome però non sa di cosa sta parlando e ignora l'esistenza dei draghi perché scambia, come ovvio, la guerra dei sette regni con la realtà, allora primo colpisce tutt'altro, secondo non ho evidentemente immagini che dice io decreto che tu paghi le tasse, io pento male il portafoglio e finisce lì. A quel punto, dopo aver sbagliato obiettivo, sbaglia i tempi, sbaglia le procedure, e tutto questo per ottenere che l'aggravio ai privati soggetti alla nuova tassa borbonica è maggiore di ciò che lo Stato dovrebbe incassare. Che voto gli vogliamo dare? Anche ai privati, ripetiamo, certo, Airbnb non paga le tasse, semplicemente si limita a fare quando farà da esattore. Ma, e quindi non è una web tax, è una bufala. L'interlocutore politico, perché a questo punto sa l'interlocutore, l'agenzia tributaria, l'agenzia delle entrate ha il titolo per dire noi siamo tecnici, andate dai politici a dirvi che l'interlocutore politico, quando avete fatto presente in questa settimana, in questi giorni, questi che sono problemi oggettivi, reali, cioè non sono l'invenzione di una casta che vuole sfuggire ai suoi doveri, sono problemi reali. L'interlocuzione politica come vi ha risposto, Righi? Allora, siamo in due fasi. La prima fase sorridevano perché naturalmente questa politica è assolutamente distante, come voi poi ben rimarcate, dalla realtà delle cose. E quindi, sia in audizione, commissione bilancio, sia nelle interlocuzioni precedenti, ha detto le vostre sono tutte balle, andate avanti, e così pagate. A questo stato pagate, silenzio. Ora che si sono accorti dell'errore, stanno cercando di porre rimedio, lo posso dire ufficialmente, ho parlato con l'onorevole Boccia, il presidente della commissione bilancio, gli ho fatto presente queste cose, che gli erano completamente sconosciute naturalmente, adesso stiamo cercando con il MEF e con l'Agenzia delle Entrate e con l'onorevole Boccia di cercare di posticipare questi termini, quindi di non rendere punibili eventualmente
dei problemi di differire i termini a dopo l'estate, perché poi fra l'altro non è che l'hanno fatta questo provvedimento in un momento di bassa stagione, quindi nel pieno in cui tutti i nostri operatori sono sono impegnati. Però mi faccia dire una cosa, oltre certo. che la politica, questa è anche un po' uno scandalo dell'associazionismo italiano, perché diamo sempre la colpa alla politica. Bravo, d'accordo. Leggevo l'altro giorno sul giornale una cosa che è grida vendetta, in cui Federalberghi, il suo commercio, ci dice: pagate, fate pagare quegli evasori che non rispettano la legge. Quindi rafforzano questa attività. Presidente, io mi chiedo come queste persone, che sono operatori come noi, possano, per un malcelato senso della concorrenza, attaccarci in questo modo. Guardi, io aggiungo ciò che lei, per responsabilità istituzionale associativa, non può dire. Io apprezzo molto che l'abbia detto, ma io ci metto un carico. Sono stati uno degli attori fondamentali di questa vicenda, perché loro hanno agito come un martello pneumatico e i politici questa voce hanno deciso di ascoltare. Cioè, la loro idea è che gli affitti brevi turistici, non parliamo poi della multinazionale famelica, siano comunque una domanda e offerta totalmente uguale a quella alberghiera, e ovviamente però non soggetta alle medesime condizioni. È esattamente la stessa cosa di cui si pensano a proposito di Uber e taxi e così via. Quando non è così, cioè le caratteristiche fondamentali dell'incrocio tra domanda e offerta di questo settore rispetto a quello della ricezione alberghiera sono completamente diverse. Allora, non capire questo da parte del politico è l'ignoranza cognitiva epistemologica iniziale che fonda una serie di errori a catena come quelli che vi abbiamo descritto. Fammi dare un dato industriale: mentre il turismo cresce a livello mondiale di 5-6 punti, l'Italia aveva già un terzo da questo tasso di crescita. Cresce comunque, cresce a un terzo della velocità. Ecco. Quindi vuol dire che il nostro modello ricettivo deve essere adeguato e modificato, e queste cose lo stanno aiutando. Bene, penalizziamole, creiamo situazioni di questo genere ancora che l'Italia va sicuramente bene. Rendiamo anche atto e omaggio al presidente Paolo Ricci, che è uno che descrive questa condizione surreale con anche il sorriso, e questo vuol dire che è un grande presidente. Da buon emiliano non posso fare altro. Devo dire grande solidarietà e apprezzamento per questo. Grazie per averci dedicato questo tempo. Noi speriamo di essere stati utili a voi. Noi torniamo tra un minuto.